camminerò a un passo da te e fermeremo il vento come dentro agli uragani. Oltre 7.000 bambini di 84 paesi hanno incontrato Papa Francesco in Vaticano per condividere le loro speranze e preoccupazioni per il futuro. I bambini incontrano il Papa è il titolo dell'evento che accompagna la pubblicazione dell'enciclica dei bambini con il Santo Padre che scrive nella prefazione: «Cari bambini, vi abbraccio e sappiate che il vostro Papa e nonno farà di tutto perché possiate vivere in un mondo più bello e buono». Durante l'incontro il Papa ha sottolineato che i bambini sono sempre in grado di insegnare qualcosa. Ma cosa possiamo imparare da voi? Possiamo imparare qualche cosa? È così. E c'è bisogno di imparare da voi. Io sono sempre felice quando vi incontro, perché vi insegnate ogni volta qualcosa di nuovo. Nel suo discorso il Santo Padre ha parlato della guerra e di tutti i bambini che sono vittime dei conflitti nel mondo. E tanti bambini, pensiamo, che in questo momento stanno soffrendo, non dimentichiamo, per i disastri climatici, per la fame, per la guerra, per la povertà. Voi sapete che c'è gente cattiva che fa del male, fa la guerra, distrugge. Durante l'incontro, 14 bambini provenienti da 5 continenti hanno posto al Santo Padre domande incentrate soprattutto sulla crisi climatica, un tema sempre attuale per il Papa, che ha esortato i bambini a prendersi cura del creato. E voi capiate che distruggere la terra è distruggere noi. Noi dobbiamo custodire la terra,